Che quelli che tutti i giorni puntualmente mi vedono tutto quello che combino in questa meravigliosa cucina. Buongiorno a lei. Ah, buonanotte, Sì, ma... buonanotte, buonanotte, questa buonanotte lunare che contrasta il buongiorno solare. Beh, è libero di fare quello che vuole, ha Il fatto giorno è bene. di tutti, la notte è di pochi. È vero, è vero. Io di notte dormo, caro signore. Io penso di notte. Pensa di notte e di onoro a me? No, di onno futuro prossimo, Ho quello che ho capito, ho pensato la capito, notte. ho capito, ho capito. Beato lei, beato lei. Senta, come si chiama lei? Ma chiamami amore, se mi vuoi chiamare. Io mi chiamo Enrico Guarneri. Sono nato a San Revole, understand San Revole? C'è San San Gregorio. Gregorio di Catania. E vivo, per cui, da moltissimi anni, per cui mi ritengo essere San puntese, Juan la Pointe. Saint-Germain-la-Pointe, à côté, à Trois-Marins, à Rue Sì, ma non Lagrange, volevamo sapere, ma con l'indirizzo. Lei di poteva passaggio. dire solamente come si chiamava. No, Lei volevo fare il brillante, non mi è riesce. troppo Non mi brillante. riesce, pazienza. Senta, se vuole non può anche non rispondermi. Cosa fa nella vita? Faccio l'attore, istrione. Ah, in un teatro dove un altro crollerà, io mi surclasserò. Dice Davvero? Aznavour, sì. Io sono un Paura, istrione paura di non malabanata. ricordare la parte che so già. Ma è così. La sua è una paura, la mia è una convinzione che non mi ricordo mai la parte. Non hai già provato? Come se l'ho provato. Allora... Senta, il piatto che ama più mangiare, il piatto che lei adora, quando non è a dieta. Io sono a dieta ferrea, quindi mi chiedo scusa, non potrò mangiare perché Sì, sennò credici, mia moglie mi credici, stronga la vita. Allora, il credici. piatto che amo di più, io sono molto, come dire, ruspante. Amo i piatti semplici Uno perché ne deve dire. quelli che vincono sono i piatti poveri, quelli che vincono sono i piatti Chi è? semplici. Basta che cicer, chi è? No, a me piace la puttanesca, però senza acciuga perché non amo l'acciuga cotta, la mangio Una cruda. pasta piccante. Una pasta piccante, Perché? questa sì, poi il pesce più che la carne. Il pesce più che la Amo carne. molto la frutta e Bene. E la poi verdura? le verdure e amo le donne, E ma ama le donne, ma non che non si c'entra può questo. cucinare. Questo non c'entra. Senta, cortesemente, il piatto che non mangerebbe mai, che ci fa proprio schifo, che non lo sopporta. Un piatto di pesce cucinato per esempio alle 10 del mattino e poi freddo servito all'una a tavola. È una Ah, cosa che ecco. non tollero, Ma ma guardi, non che questo lo... non riesco io a mangiarlo, ma se anche qualcuno volesse mangiarlo non può stare seduto accanto a me Ho perché mi darebbe capito, troppo fastidio. mi dà fastidio, quindi alla fine poi mangerebbe di tutto, Sì, qualsiasi, dalla trippa al fegato, bravo, mi fa piacere, onnivoro. quando non è a dieta, Quando non sono a quando dieta. non è a dieta, e quando non è a dieta lei? Stiamo a E fare gara come ta coscia più meglio, tu mi ecco, batti, tu mi bravo, batti. bravo, bravo. No, non so dove sei, io sto parlando con te, però non so dove sei. Ecco, Ti comunque, sento, ma non so dove sei. allora se vuole vedermi? No, Ma non scombussoliamo i piani della mi deve vedere, trasmissione. andiamo in cucina, viene in cucina con Andiamo me. in cucina subito? Subito. E i nostri telespettatori ci seguono? C'è, ma per Ma forza, quanto poi sono soprattutto che c'è simpatici, ma lei. come li vogliamo bene, questi telespettatori. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come stiamo? Bene, bene, stavo facendo l'accompagnamento. Allora, Enrico La morte, cioè. Guarneri, finalmente ti sbindurasta a venere, No, non è finalmente. vero, non Sì, è non è vero, vero. non Lui è vero. chiama e io corro. Con i gusti Non è proprio. vero, non è vero. Gli ho detto solo di aspettare una settimana perché ero Certo, al teatro certo, ABC che stavo facendo una cosa certo. Certo. importantissima, è bellissima Ma veramente la roba ti sta bene, la la roba. roba di Giovanni Verga, disse, ma non può aspettare una settimana. Ah, ma che fai te la tiri? Ah, ma sta diventando Matelico. No, è vero, Senti, l'ignocca. Matelica, fermi un secondo. Oggi al mio amico Enrico Guarneri, che è a dieta,
ma che la deve assaggiare per forza. Facciamo degli involtini di Lonza con fichi secchi, fichi secchi, fichi secchi. Sì, te le vuoi con le conosco, le conosco. Sì. Se, per non mangiare i baci perugina. Fichi secchi, noci, noci, gorgonzola, pan grattato e semi di sesamo. Va bene? Ingredienti semplicissimi. Semplici. Semplici. Allora, intanto cominciamo a stendere la roba. E io, nel frattempo, magari io faccio tutto sul travaglio. Non mangio, ne facciamo una bella chiacchierata. Intanto, come si? Bene, sto bene. Sto bene. Devo dire che scopro sempre più che la cucina rilassa molto. Moltissimo. Tu cucini a casa, giusto? No, io so qualcosa. Ma una volta che hai cucinato. So qualcosa, però poi, sai, secondo me, ho insegnato qualche ricetta. Alla tua signora? A mia moglie, che adesso mi ha superato, perché la frequenza, in tutte le cose è la frequenza, eh? Hai amato tanto? Che cosa? La frequenza, se tu una cosa la sa fare, però non la fai più, poi dimentichi come certo, si fa. Certo, è vero. E invece facendola poi... Come tu il teatro, no? Il teatro. Non facessi, poi tu scudassi. Beh, invece tu lo fai sempre. Sempre. Lo fai sempre. E dove lo faccio? A teatro. Dove? All'ABC. All'ABC. All'ABC di Catania. Di Catania. E poi giri, perché ho visto dei tuoi manifesti a Ragusa, per dire. Ah. Adesso in questo momento noi siamo a fine gennaio, ma io l'ho... no, metà gennaio penso. Però io l'ho visto... Sì. Modica, Ragusa. E poi in tutta Italia. In tutta Italia. Trieste, Trento, certo, figurati, Brescia. Vero. Sei stato... sei stato perseverante col teatro, non l'hai mollato mai. Mai. Perché? E perché mi dissero quando cominciai, ma sai che tu sei bravo, ma sai che tu fai ridere, non sai più perché. Mi disse uno, ma tu fai ridere, insisti. E tu ci credesti. Insisti, insisti, anche se le cose non dovevi, ma tu hai insistuto, eh? È dal 76 che insisto. È vero. Allora, ma che cos'è il teatro per te? Ma il teatro cosa per me? Che cos'è? Non è facile, guarda, fatalmente dovresti rifugiarti nelle grandi frasi che hanno detto i grandissimi. E perché non lo fai? Perché non è bello dire, o quantomeno come citazione, no? Come citazione. Che la, per esempio a teatro, che l'assoluta, la totale finzione a teatro è l'assoluta verità. Edoardo diceva, è inutile se hai una scena nella sala del trono che tu ti sforzi di creare tutta la sala, nei dettagli. La fantasia di ogni singolo spettatore se la immaginerà come vuole quella sala. E basta che, è sufficiente, no? Che ci, esatto, è sufficiente che ci sia un trono, se è la sala del trono, e basta. Certo, il libro per esempio mette in funzione e in attività il più grande degli strumenti che l'essere umano ha, che è la fantasia. Quando tu leggi, immagini i luoghi dove si svolgono certe azioni, il panorama che c'è, certo. Immagini la faccia del protagonista. Per è la cosa più bella. Esatto, per quanto l'autore possa sforzarsi. Ti immagini tu anche a volte. Immagino. Per cui, ecco, vedi che tu sei uno stimolo continuo per me. Per cui la responsabilità la responsabilità del grande regista che porta in scena un romanzo in video, in immagini, linguaggio di immagini, si piglia la grande responsabilità di dare la faccia al protagonista di Cime Tempestose, perché ci sarà un attore. Si piglia la responsabilità di dare una faccia a Papillon, il famoso romanzo, perché diventa Steve McQueen, perché Louis Degas diventa Dustin Hoffman. Ecco, una grande responsabilità, perché tu magari Papillon te l'eri immaginato diverso, con un'altra faccia, certo. Più dura, più da scavezza collo, più di mala carne. E invece no, quindi vedi nel mondo della cultura e dell'arte come c'è una commistione e una... convivenza che deve rimanere tale, non connivenza, tutto per il bene, tutto per l'arte. Tutto per l'arte. Tutto per l'arte, che è la fantasia. Io con la fantasia ho fatto cose, io. Figurati. Guarda, su quello pare, non vedo che sei il solo, che con la fantasia ho fatto cose. Senti una cosa, qual è l'opera
che non hai ancora fatto e che vorresti fare? Il berretto a sonagli. Non l'hai ancora fatto? Non l'ho mai fatto, però. E perché? Però siamo arrivati, adesso l'anno prossimo ma lo faccio. Ma perché è importante? Perché. Ma no, perché secondo bisogna tu. Bisogna avere un'età. No, no. È perché quando tu fai il teatro a un certo livello, questo teatro entra necessariamente in complicità o conflitto con il mercato. E siccome questo testo è stato fatto, rifatto, trito e ritrito da tutto e da tutti, quando tu ti presenti in un teatro a Bologna, perché è presente il berretto a sonagli, non è difficile sentirsi dire l'abbiamo fatto l'anno scorso con, l'abbiamo fatto 2 anni fa con, allora vai a Brescia, no, ce l'ha portato l'anno scorso. Sì. E quindi il mercato, e siccome il teatro purtroppo ha necessità, come tutte le cose, no? Di avere il mercato, il commerciale, il muoversi, certo, certo, per incassare, certo, così come, certo, sei costretto a spendere, certo, per fare una buona scena, per pigliare un buon cast, per pigliare degli ottimi tecnici, un buon costumista, datori luci, fondo, sarta, parrucchieri, tutto. Non chiedete mai biglietti omaggio a teatro, mai. No, io chiedetele per il cinema. Io te l'avevo detto, ma tu sai, non è chi sono. Ma perché il teatro ha costi esagerati, quotidiani. Ogni volta che si va in scena c'è il cosiddetto foglio paga, che parte con la paga degli attori, ma continua con, certo, la paga della sarta, della costumista, dello scenografo, del datore luci, del fonico, del trucco e parrucco, di tutto. Quindi diventa difficile rientrare. Per questo non si smetterà mai di ringraziare il Ministero, gli assessorati alla cultura, che si adoperano. Sembra, ecco, forse, forse potrebbero fare di più, però già fanno. Ecco, già questo è un grande merito. È vero. Ma sai che quando sei in cucina pare una film, no? Vero? Te ne sei accorto adesso? Te ne sei accorto? Ma diglielo da quanto tempo ci conosciamo. Ora ne parliamo. Fammi mettere queste cose in forno. Mm. Hai visto che facilità e quanta velocità in 4-4-8? Bravo, già era una famiglia numerosa. Hai visto? 10 involtini. 10? Ah, i contaste? Sì. Filo d'olio? Si vede che non ha problemi di linea. No, ce li ho. In abbondanza. E come ce li ho? Io adesso, finita la registrazione, per un mese non mangio più, caro. Ah, certo, perché sei costretto a mangiare. Ma perché sei a dieta? Assaggia qua. Perché sei a dieta? Sono a dieta perché mia moglie ha deciso di mettersi a dieta e io sono sovrappeso di circa 5-6 kg, quindi devo perdere, migliore occasione non c'è. La dieta va fa lei, io mi unisco a lei, aumentiamo le dosi, se funziona. Ma ora se non l'assaggi alle persone che sono a casa non è carino. Ora mi minaccia, ora mi sta minacciando. Prima tutto carino, gentile, ora non è che passiamo alla minaccia. Allora, io conosco questo signore dal 1970? No, prima. 69, prima non è possibile. 69. Tu avevi circa 18 anni. Io a luglio del 69 venni ad abitare a San Giovanni Lapuano. E allora, bravo. Da quell'anno. Ed io ero molto amico del fratello. Che è più piccolo di me. Abbiamo la stessa età col fratello. E lui lo vedevo, lui ne faceva da maestro, ne faceva da insegnante di vita, perché poi lui già incominciava a fare l'attore, già aveva una qualche mini anno compagnia. Dopo, qualche anno dopo. Non era ancora? No. Perché mi ricordo di Salvatore, di Turi Caltabiano, che era quel periodo là. Sì. Sai che non c'è più Turi Caltabiano? Lo so, l'ho saputo. L'hai saputo. Scioccante. E stamattina mi veniva in mente un episodio bellissimo, ovvero era carnevale. Io da bambino, quindi possiamo avere. Io avere... ero carnevale? Carnevale. Ah, era il periodo del carnevale. 69. Sarà stato il 70-71. No, ma tu quando sei arrivato là? Luglio 69. E io avevo 9 anni e lui poteva averne 18. Io per carnevale a mia mamma. No, io ne avevo 16. A mia mamma gli dico, sì, meno male, va bene, Tommucci. La verità. A mia mamma ho espresso il desiderio che mi volevo vestire da cappuccetto rosso. Cappuccetto rosso.
1900. Era una bambina. Bravo, bravo. Ascolta tutto questo, ascolta tutto questo. Era, e siamo nel 1969. Non siamo nel 2022. Siamo nel 1969. Io chiedo a mia mamma di vestirmi con il capuccetto rosso. Mia mamma mi accontenta. Mi accontenta. A quei tempi non è che tutti pare avevamo una macchina fotografica. Ce l'aveva un fotografo. No, tuo papà. Ah, mi piace, sì. Ce l'aveva suo papà. E ho una foto che se devo trovare, se la trovo. Ah, me la devi dare. Una foto. Non c'era la Madonna? Sì. Lì davanti. Lì davanti. C'è una foto davanti alla Madonna. L'altarino, beh. Ora, vista, se uno ci pensa un attimino, siamo, eravamo nel 1969. Mia mamma non si è chiesta il motivo perché io volessi vestirmi da capocciolo rosso. Suo padre non ha detto a mia mamma, ma suo figlio di cosa uffici vestire? Perché nessuno si è posto questo problema. Sì, sì. Suo padre, anzi, era strafelice. Sì. Poi mi ha dato le foto. Un garusazzo, mi pare, era un garusazzo. Che meraviglia. Sto guardando, io ero innamorato di mio padre. Vero? Mi ricordo che mi invitava a pranzo, lui a capotavola, noi ragazzini eravamo messi di lato. Ho un ricordo bellissimo di suo papà allegro, di un papà moderno, perché lavorava ai mercati, se non sbaglio, no? Facevano anche si occupavano dei mercati. Dopo, si occupavano dei mercati. Di questo papà moderno, di questo papà sorridente, allegro. E mi ricordo di lui che ne facevo maestro, perché avevo aspetto. Bravo, hai ragione, la parola giusta è facevo aspetto. Ti ho fatto emozionare. Sì, ricordo mio padre. Sai che faceva mio padre? La sera ci guardavamo la televisione, io, mio padre e mio fratello. Mio padre a capotavola, appresso io e appresso mio fratello. Mio padre arrivato a un certo punto, e già eravamo in seconda fascia come orario, c'era la luce accesa di questa camera da pranzo in un barangolo, c'era persona, arrivato a un certo punto si suseva, girava, passava dietro di me, passava dietro mio fratello, girava attorno al tavolo, passava avanti alla televisione, astutava, e continuava a camminare, spegneva la luce della stanza e si va a cuccare. La sala mia e mio fratello assettati al buio. Mio fratello, le urla che faceva. Io mi ammazzavo del risalto perché capivo. Capito? Allora, tanto mi devi salutare tanto tuo fratello. Lo farò senz'altro. Tanto. Sono anni che non lo vedo. Lui sono un bel po' di anni che non lo vedo. Allora, questo è per. Ma perché non ne avevamo un ristorante, caro? Perché non. Perché lo diciamo tutti. A cambiare. Tutti quelli che vengono qua me lo dicono sempre. Amorà per un ristorante. Ma diamo spazio ai giovani. Che dici? Va bene. Non faccio ormai, come fare? Noi abbiamo dato. Abbiamo già dato. Naturalmente per poi metterci l'involtino dentro, giusto? Ah sì? E certo, il doppio senso, perché certo. È sempre da. Una delle cose bellissime del teatro è che tu puoi farlo fino all'ultimo giorno della tua vita. Della tua vita, sì. È bellissimo. Anche se questo è legato al tipo di opera. Io ho una Paola Borboni. Un Paolo Stoppa, me lo ricordo fino a. No, la mia teoria è che spendi così tanto ogni volta che sei in scena. È vero. Che vero la è. Gente non lo può capire. Vero è che quando poi leggi un nuovo testo ti rigeneri, ma quello che hai speso prima è troppo rispetto a quello che tu recuperi. Per cui arrivare a 90 anni con la voglia ancora di fare teatro mi sa di mistificazione un po', mi sa di non aver, come se tu non avessi mai dato tutto, il massimo. Io faccio questa roba e gli ultimi 10 minuti sono fatali al cuore, alla mente, al cervello, al fisico, sono di una fatica fisica e vocale. Che tu dici, ma come fa una persona a resistere a queste sollecitazioni? Giustamente parlo con un cappendere che sta facendo, dice, ma io devo chissà chiamare sotto pico do sole a fare, vero? Tante parole. Però sono fatiche diverse, queste voglio dire. È vero. E quando poi sei costretto a fare il doppio spettacolo, ecco, quello bisognerebbe dire. Vedi, io ne ho fatto poco quello teatro. Bisogna togliere. Ne ho fatto poco teatro. Per dire, un mio amico Rico Guerrero non mi chiama mai per fare anche una piccola parte, ma non mi chiama mai. Ora ci dico, ora no, veramente, diglielo se lo incontri. Sì. Però il mio amico Gilberto mi ha dato una bella mano, il mio amico Gilberto, adesso anche
del figlio, adesso sono in tournée con Carpapà, con Gino Storina, cose. Però, ma io lo so di non poter fare il protagonista, io sono cosciente di questo, e quindi, però mi piace, e allora... Partecipare. Ho capito. Quindi, usalo questo che ti ho detto, sì, capito? Sì, sì, sì. Usalo, e nel frattempo è pronto. Benissimo. E nel frattempo... Involtini... Bravo, spiegalo, spiegalo un po' di teatro. Sono noce, fichi secchi... E cos'altro c'era? Ah, il formaggio, il gorgonzola e basta. Usciauro? Io non mi posso mangiare, però ora tu mi metti due richieste in ambiattello e io mi potto. Tutto te lo mangi, come se te lo mangi. Anzi, te ne metto uno. Ne mettiamo uno per uno, va bene? E senti, sto pomodoro... Tu l'hai messo senza condimento alcuno, senza sale? No, è un contorno. Ora metterò un filo d'olio. Ecco. Ora ci mettiamo un po' di colore. Questo chi è? Pistacchio? Pistacchio. Non era meglio origano? No, perché... No. Mettiamo anche un po' di sesamo. E senti una cosa. Sale in questo pomodoro, tutto, niente? Tutto, no, vabbè. Senti, come a fare? Chi vuoi? Ah, un chef che viene corretto. No! Che cos'è sta cosa? Sale. Ah, la batteria? Un filino d'olio e due e il piatto è pronto. Il rito della trasmissione adesso cosa prevede? Un cin cin? Alla santé? Alla santé. E a questa amicizia di circa mezzo secolo. Mezzo secolo. Hai ragione. Salute. Ciao. Buono. Mi viste crescere e mi ha poi ritrovata in televisione. Assaggia e poi mi dici com'è. No, Pomaroro. Chi c'entra Pomaroro? Assaggiare l'involtino. L'involtino, vediamo? Vediamo com'è l'involtino. Com'è? Buonissimo! Buono. Vero che buono? Allora, ripetiamolo, come lo sono dimenticato. Lonza. Involtini di lonza con gorgonzola e fichi secchi. Classico carne di lonza per fare gli involtini, un cucchiaino di gorgonzola, un pezzettino di noce e un pochino di fico secco, tritato. Impanato, io ho messo con la mia solita mollica con zenzero e curcuma. È messa in forno per 10 minuti, è pronto, il pomodoro è una scelta, voi potete fare quello che volete e poi la potete accompagnare con una verdura, come volete voi. Com'è? È buono? È buono, è bella anche la compagnia, quindi se lo fate, quando lo farete, questa compagnia funziona, è interessante, è bella e simpatica, invitateci. Va bello? Senti il gorgonzola, il croccante della noce, il dolce del fico secco. Senti, posso brindare al teatro? Al teatro, che nel nostro caso, nel mio in maniera più specifica, ha rappresentato la vita. E nel mio, mi spero che rappresenti la mia vecchiaia. Salute. A tutti gli alcolisti che ci stanno vedendo in questo momento. Che cosa? No, non bisogna mai esagerare, mai. Appunto per quello, dicevo. Alla fine tu mangiaste? Eh sì. Dai, questa è la parte, senti il gorgonzola che si scioglie, guarda, com'è? Siccome prima hai fatto una pasta, la pasta è un po' dalla dieta, è un po' bandita, certo, per questo certo, questo, meno male che anche con un occhio, dai. E poi la noce fa benissimo. Piangere con un occhio, come disse Polifemo. Come fai colazione la mattina? E poi ci salutiamo. Faccio una briochina, sono a dieta in questo periodo. Una briochina dietetica, poi naturalmente il caffè e un frutto. Ah, di mattina? Di mattina. Io mangio i kiwi, ma per altri motivi. Per altri motivi, no, io non ne ho di questi problemi. Speriamo di non averli. Io sì. Allora, usa quella telecamera. Saluta, fai quello che vuoi, invita gli amici a teatro, siamo a gennaio. Siamo a gennaio, la stagione teatrale è cominciata
A novembre, fine ottobre, primi di novembre, continuerà fino a maggio. Io ho già aperto la stagione teatrale del Teatro ABC di Catania con La roba di Giovanni Verga. Chiuderò a maggio questa stagione, non la potrò chiudere perché a maggio sarò in tournée, in aprile, con un testo comico che si chiama Non è vero, ma ci credo. Ma ci credo. Di Peppino De Filippo. Bene. Per farci quattro risate insieme. Assolutamente, ci vogliono. Innamoratevi del teatro, se non lo siete già. E innamorato di Federico Guarnieri, costa poco, giuro, gratis. Costa pochissimo. No, class... se fate queste ricette, invitateci. Noi innamoratevi di Enrico perché costa poco. Noi portiamo il vino, se ci invita. La gente ti vuole bene tanto, ti vuole bene lo so, tanto. Lo so. Non l'abbiamo nominato quel personaggio oggi. Salvo La Rosa? No, Salvo, sì, Salvuccio con tutto il cuore. Ma il personaggio con Salvo, accanto a Salvuccio. Ah, Litterio. Litterio, non l'abbiamo nominato. Allora, un saluto anche da Litterio. Da Litterio. Con un brindisi. Alla santé.